Tra pochi anni il 50% della popolazione avrà bisogno di cure oncologiche e le politiche sanitarie sono inadeguate. Il grido d'allarme del dottor Antonino Daidone, direttore di radioterapia dell'ospedale di Mazara del Vallo. Intitolata la chirurgia generale dell'ospedale Abele Aiello di Mazara al dottor Giuseppe Alestra. Quando una relazione si può definire tossica è il titolo della rubrica Secondo me a cura del dottor Riccardo La Rosa. Mazara Green Day, intervista all'assessore Gioacchino Emmola. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Tele8. Entriamo subito nel vivo del nostro telegiornale. La Polizia di Stato di Trapani arresta un pregiudicato per detenzione illegale di materiale pirico. Sentiamo. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di artifici pirotecnici, anche quest'anno la Polizia di Stato ha svolto durante le festività specifiche attività di controllo su tutto il territorio provinciale. In tale contesto, nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trapani hanno sottoposto a sequestro circa 20 kg di materiale esplodente. Tratto in arresto il possessore, un noto pregiudicato trapanese, nonché denunciato a piede libero il suo complice, entrambi responsabili di avere violato la normativa riguardante la detenzione di materiale pirotecnico. A seguito di prolungata attività di indagine, i poliziotti sono riusciti a individuare un appartamento ubicato presso un rione popolare di Contrada Milo, all'interno del quale erano detenuti artifici pirotecnici e petardi di grosso calibro, molti dei quali di fabbricazione artigianale e privi di marchiatura CE. Considerata la pericolosità per la sicurezza pubblica del materiale rinvenuto, si è fatto intervenire personale del nucleo artificieri della Polizia di Stato che, giunto sul posto, ne ha attestato il grave potenziale e l'elevato rischio, considerato che la sola polvere da sparo contenuta nei vari ordigni sarebbe stata sufficiente a fare saltare in aria l'intero stabile dove il soggetto aveva occultato i materiali esplodenti. A conclusione dell'attività, il materiale sequestrato è stato trasportato in luogo sicuro. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un palermitano di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno arrestato nel quartiere Sperone uno spacciatore, il quale si trovava già agli arresti domiciliari per fatti analoghi. L'uomo deteneva in casa oltre 140 grammi di hashish suddivisi in dosi, pronti per la vendita al dettaglio. La perquisizione ha consentito di recuperare lo stupefacente, che è stato sequestrato e consegnato al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha ripristinato per l'uomo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Intensificazione del controllo del territorio ferroviario in Sicilia da parte della Polizia di Stato in occasione delle festività del Natale, Capodanno ed Epifania. 4 arresti e circa 6.800 persone controllate. Sentiamo. 4 persone arrestate, 4 indagati, 6.810 persone, 3 sanzioni amministrative elevate, 2 veicoli sequestrati, 531 pattuglie impiegate in stazione, 28 servizi di vigilanza automontata lungo le linee ferroviarie e 46 a bordo di 70 treni. Sono i risultati del compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia nel periodo tra il 23 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024. In occasione delle ultime festività natalizie sono stati intensificati i servizi di competenza della specialità in vista del maggiore numero di viaggiatori previsti, sia per i rientri di siciliani verso la città di origine che di turisti in visita nelle principali località turistiche dell'isola.
Il 27 dicembre scorso si è svolta la 15ª operazione del 2023, denominata Stazioni Sicure, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite, nel corso della quale una donna è stata segnalata in prefettura per la detenzione di una modica quantità di crack, mentre un uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi perché deteneva un coltello a serramanico di 19 centimetri nel proprio zaino. A Palermo gli agenti della Polfer hanno arrestato un uomo per furto aggravato in quanto sospettato di avere trafugato una bicicletta elettrica parcheggiata in una via adiacente alla stazione di Palermo Centrale, mentre a Catania un latitante presunto componente del clan Borgata di Siracusa è stato arrestato dai poliziotti della Polfer che, vedendolo particolarmente nervoso, ne hanno eseguito immediatamente il controllo documentale, scoprendo che si trattava di un latitante. 5 le persone rintracciate, di cui 2 minori, riaffidate alcune alle comunità da cui si erano allontanate arbitrariamente, e nel caso di 2 tunisini irregolari rintracciati dalla Polfer di Caltanissetta, accompagnati presso il CPR di Trapani in attesa dell'espulsione. Un angelo al galoppo è il titolo della manifestazione che le amministrazioni comunali di Custonaci e di San Vito Lo Capo hanno organizzato il prossimo 11 gennaio alle 10 per la commemorazione del piccolo Giuseppe Di Matteo, che non aveva ancora compiuto 13 anni quando nel novembre 1993 venne rapito. Tratto in inganno da un gruppo di sequestratori travestiti da poliziotti della DIA che gli fecero credere di poter rivedere il padre, in quel periodo sottoposto sotto protezione e lontano dalla Sicilia per la sua collaborazione con la magistratura. Giuseppe Di Matteo verrà poi crudelmente ucciso e sciolto nell'acido l'11 gennaio 1996. Il bambino fu in particolare anche prigioniero nel corso del lungo sequestro per circa 2 mesi nella frazione di Purgatorio, al confine tra i 2 comuni. Saranno presenti alla manifestazione le autorità civili, militari e religiose ed è prevista anche la partecipazione delle scolaresche dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice Fermi, che realizzeranno dei cortei e dei colorati e rumorosi flash mob per la legalità nei rispettivi territori. Ed è no alla richiesta di libertà di Martina Gentile, la figlia di Laura Bonafede, l'amante di Matteo Messina Denaro. Resta ai domiciliari Martina Gentile, la figlia dell'amante storica del boss di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede, arrestata per aver aiutato il capomafia durante la latitanza, per averne gestito le comunicazioni riservate e per esserne stata la fedele emissaria. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare avanzata dal legale della ragazza, autrice anni fa di un necrologio in cui si dichiarava fiera di essere la nipote del boss Leonardo Bonafede. La Gentile, come risulta da decine di pizzini sequestrati al boss, era legatissima all'ex ricercato che per anni l'ha cresciuta come una figlia. Interrogata dal GIP dopo l'arresto, ha scelto di non rispondere, ma ha voluto fare dichiarazioni spontanee. Pochi minuti per dire di essere stata affezionata a Messina Denaro quando era bambina, ma di avere capito che quell'affetto lui non lo meritava. La Gentile, il cui padre sconta 2 ergastoli per omicidio, ha raccontato di avere visto il vero volto del boss, compresa la sua relazione con la madre, solo recentemente. Anche per questo avrebbe cercato di prendere le distanze dall'ambiente in cui era cresciuta, andando ad insegnare a Pantelleria, lasciando il suo paese, Campobello di Mazara, e iniziando un percorso di legalità attraverso colloqui con assistenti sociali e associazioni antimafia. La Procura dei Minori ha chiesto che le venga revocata la potestà genitoriale e che sua figlia, una bimba di 2 anni e 6 mesi, venga affidata ad una comunità nel timore che la piccola possa essere educata ai disvalori mafiosi. Forse anche per questo la Gentile ha cercato di prendere le distanze dal suo passato.
È morto l'avvocato Roberto Genna, ultra novantenne, viveva a Palermo da tanti anni ed era stato consigliere comunale di Marsala e per ben due volte venne eletto dall'assemblea consiliare a sindaco della città, guidando la città consecutivamente dal 25 gennaio 1962 al 31 dicembre 1963. L'ultimo suo intervento pubblico a Palazzo 7 Aprile lo scorso anno, in occasione della commemorazione dell'ex sindaco Egidio Alagna nel primo anniversario della scomparsa. I funerali dell'avvocato Roberto Genna si svolgeranno domani a Palermo, nella chiesa di Sant'Espedito, alle ore 10:30. Messaggi di cordoglio dal sindaco di Marsala Massimo Grillo e dal presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano. Aperto e rinviato il processo nei confronti di Ernesto Favara, accusato dell'omicidio di Maria Amatuzzo. Sentiamo. Aperto e subito rinviato al 22 gennaio prossimo il processo che si celebra davanti alla Corte d'Assise di Trapani per la morte di Maria Amatuzzo, uccisa a coltellate dal marito Ernesto Favara il 24 dicembre 2022. Durante l'udienza la Corte, presieduta da Enzo Agate, ha ammesso le prove chieste dalle parti. L'accusa è sostenuta dal magistrato Stefania Tredici. Ieri in aula c'era anche il procuratore della Repubblica di Marsala, Fernando Asaro. Lo scorso 14 novembre a rinviare a giudizio l'ex pescatore è stato il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, Riccardo Alcamo. Subito dopo il delitto, Favara venne arrestato dai carabinieri per strada vicino casa mentre aveva ancora in pugno il coltello sporco di sangue. Il 24 dicembre 2022 Amatuzzo sarebbe stata attirata con un pretesto da Favara nella sua abitazione di Marinella di Selinunte, ma quando entrò nel garage venne accoltellata. Dall'autopsia è emerso che i fendenti sarebbero stati 28, inferti in varie parti del corpo. Favara è difeso dagli avvocati Margherita Mariella Barraco e Valentina Blunda, mentre le parti offese sono assistite dall'avvocato Vito Daniele Cimiotta. Oltre a loro si sono costituite parti civili anche due associazioni antiviolenza sulle donne, rappresentate dalle avvocatesse Roberta Anselmi e Marilena Messina. Ernesto Favara è attualmente rinchiuso nel carcere di Trapani. Ancora problemi con i treni oggi in provincia. Questa mattina, 9 gennaio, verso le 6, il treno si è dovuto fermare vicino Mazara del Vallo per un guasto a un passaggio a livello. La circolazione ferroviaria è tornata regolare solo intorno alle 7:30 dopo l'intervento dei tecnici. Il blocco ha portato alla cancellazione di due treni e al ritardo di 50 minuti per un altro. Anno nuovo, vecchia storia, commentano amari i pendolari, nonostante l'aumento dell'abbonamento. E dopo la pausa natalizia torna oggi la rubrica Secondo me a cura del dottor Riccardo La Rosa, che oggi ci parla di quando una relazione si può definire tossica. Ascoltiamo. Buongiorno e bentrovati. Oggi voglio parlarvi delle cosiddette relazioni tossiche, quelle che più di tutte possono far precipitare una persona in una specie di labirinto emozionale dove diventa veramente difficile orientarsi, dove si perde veramente la bussola. Le relazioni umane, lo sappiamo, sono complesse e piene di sfumature, ma talvolta si possono trasformare in un vero e proprio incubo per la nostra mente e di conseguenza per il nostro corpo. Quando parliamo di relazione tossica, intendiamo un legame, che può essere familiare o sentimentale, in cui una delle persone coinvolte si comporta in modo dannoso e sfruttatore nei confronti dell'altra. Uno dei fattori principali di questa dinamica è la dipendenza emotiva, in cui una persona si trova intrappolata in un ciclo vorticoso di manipolazione, abusi e continui perdoni. A volte il manipolatore può addirittura farsi passare per vittima, rendendo ancora più difficile riconoscere il problema. Le caratteristiche di una relazione tossica possono variare, ma spesso comprendono il controllo e l'isolamento dell'altro individuo, la mancanza di rispetto reciproco, la difficoltà a comunicare in modo sano e la presenza di comportamenti distruttivi come aggressività fisica o verbale. Spesso queste dinamiche negative sono radicate in esperienze passate, creando così un circolo vizioso difficile da interrompere. È fondamentale riconoscere segnali di una relazione tossica per poter fare qualcosa al riguardo. Ecco perché l'autocoscienza diventa uno strumento fondamentale per spezzare il ciclo velenoso e cercare una strada più sana.
Affrontare una relazione tossica richiede coraggio e determinazione. Si può guarire solo se si vuole. Il primo passo verso la guarigione è prendere coscienza dei propri bisogni e dei propri limiti. Rompere con una relazione dannosa può portare a una crescita personale significativa e alla possibilità di costruire relazioni più sane e soddisfacenti. Attenzione però, molte volte siamo convinti di poter aiutare una persona a cui teniamo, standogli vicino, cercando di dare consigli, correndo quando ci chiama, ma questo è un atteggiamento sbagliato. Chi ha sviluppato in una relazione tossica, quantunque abbia bisogno veramente di aiuto, può trascinare con sé anche le persone che sono animate da buone intenzioni e queste devono sapersi tirare indietro. Non possiamo aiutare chi non vuole essere aiutato. È inutile dire se hai bisogno di qualcosa basta che chiami, oppure in fondo non ti hai ancora alzato le mani, o ancora passerà, andrà tutto bene. Niente di più sbagliato. Tutto al più possiamo dire: quando tutto questo sarà finito sarò sempre qui con te, ma devi essere tu a decidere di salvarti. Ecco perché in questi casi è necessario rivolgersi a un consulente psicologo o ad un professionista del settore per ricevere il supporto e l'assistenza necessari per affrontare e superare queste dinamiche negative. Investire nel proprio benessere emotivo e nella salute mentale è fondamentale per liberarsi dal labirinto emotivo di una relazione tossica da cui si dipende e aprirsi così ad una vita più equilibrata e gratificante. Adesso vi ringrazio per l'ascolto e ricordate di valorizzare la vostra salute mentale anche se bisognerà tagliare qualche ramo ormai secco e dannoso. In Sicilia le donne che hanno subito violenza e che ha portato a una deformazione o a uno sfregio permanente del viso e gli orfani di femminicidi potranno essere assunti per chiamata diretta dalla pubblica amministrazione. Lo prevede una norma della legge stralcio dalla finanziaria approvata stamani all'Assemblea regionale siciliana. Si tratta di un'integrazione alla legge regionale che già prevede questi benefici per le vittime di mafia. A poter assumere sono le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie o gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati. Nella relazione tecnica alla norma approvata si legge: la presente proposta nasce dalla necessità di lavorare sia sul fattore culturale che sulla cosiddetta percezione del problema concernente la violenza sulle donne, considerato il continuo aumento delle vittime di femminicidio nel territorio regionale. Si tratta di un primo tassello utile all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza con danni permanenti e visibili, ma anche dei figli orfani di madre causato dal femminicidio. Tra pochi anni il 50% della popolazione avrà bisogno di cure oncologiche. Le politiche sanitarie sono inadeguate nei confronti del meridione, che continua ad avere eccellenze strutturali e umane sempre più mortificate e penalizzate. Il grido d'allarme arriva dal dottor Antonino Daidone, direttore di radioterapia dell'ospedale di Mazara del Vallo e di Villa Santa Teresa di Bagheria. Sentiamo. Le statistiche sono impietose. Tra pochi anni il 50% della popolazione avrà bisogno di cure oncologiche importanti. Dal tumore oggi si guarisce, ma le recenti politiche sanitarie, in particolare dopo la pandemia da SARS-CoV-2, invece di puntare al rafforzamento dell'area oncologica, mortificano e penalizzano il settore. Le liste d'attesa rimangono troppo lunghe e l'accesso alle cure limitato. Dalla Sicilia continuano i viaggi della speranza al nord. Il 30% di chi è affetto da patologie tumorali si sposta dalla regione per farsi curare, ma solo per chi può permetterselo. Le politiche sanitarie sono classiste e inadeguate nei confronti dei cittadini del meridione, che continua ad avere eccellenze strutturali e umane sempre più mortificate e penalizzate. Il grido d'allarme arriva dal dottore Antonino Daidone, direttore del reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale Abelaiello di Mazara del Vallo, convenzionata con il centro di medicina nucleare San Gaetano, Villa Santa Teresa di Bagheria, diretto dallo stesso medico radioterapista. La convenzione tra le due strutture di altissima specializzazione, avviata nel 2017, ha permesso a circa 6.000 persone ammalate di tumore di curarsi, rimanendo nel territorio, con una percentuale di guarigione altissima, pari al 70% dei pazienti oncologici trattati, che arriva ad oltre il 90% delle guarigioni per la cura del tumore alla mammella.
La radioterapia oncologica dell'ospedale di Mazara del Vallo è l'unica in provincia di Trapani e annualmente circa 700 persone vengono trattate nel reparto, evitando così lunghi spostamenti ed estenuanti percorsi in altre città della regione o al nord Italia. Un'eccellenza che è anche un esempio virtuoso di utilizzo dei beni confiscati alla mafia. La radioterapia a Mazara del Vallo è attiva grazie alla convenzione dell'ospedale a Belaiello con il consiglio d'amministrazione del polo oncologico Villa Santa Teresa di Bagheria, bene confiscato alla mafia e rientrato così nel circuito dell'economia legale. Uno scambio produttivo perché con la convenzione avviata nel 2017 l'ASP di Trapani si avvale delle professionalità di altissimo livello della clinica di Bagheria, consentendo le prestazioni di radioterapia in provincia di Trapani, mettendo a disposizione l'attrezzatura di ultima generazione dell'ospedale di Mazara del Vallo. Lo stesso direttore, Antonino Daidone, è un'eccellenza medica, essendo stato radioterapista oncologo presso il Catalan Oncology Institute di Barcellona, poi in Portogallo, con attività di ricerca sulle neoplasie cerebrali e del distretto testacollo, e all'attivo numerose pubblicazioni mediche sulle ricerche e scoperte di settore. A Trapani però non ci sarebbe più la volontà di proseguire su questo virtuoso percorso avviato a Mazara del Vallo con la clinica all'avanguardia nella cura dei tumori, perché come afferma il dottore Antonino Daidone, il polo oncologico non solo non è affatto attenzionato adeguatamente ed economicamente, ma sembrerebbe addirittura esserci la volontà di sottodimensionarlo e quindi portare l'esperienza alla fine. Trattandosi di una realtà radioterapica importante e virtuosa, per la quale riceviamo la gratifica della guarigione dei pazienti e l'orgoglio verbale dei vertici dirigenziali sanitari, non è chiara quale sia la programmazione, non si comprendono le scelte, spiega amareggiato il dottore Antonino Daidone. Ad aprile la convenzione scadrà definitivamente e a fronte dello staff di supporto di Villa Santa Teresa, ad oggi composto da circa 30 unità tra personale medico, infermieristico e di assistenza, arrivano a sostegno solo 3 dirigenti medici dell'ASP. Allo scadere della convenzione la radioterapia non potrà di certo mantenere standard e percentuali di cure. L'Italia ha una delle sanità migliori al mondo e la Sicilia non è da meno. Per questo sono ritornato con la volontà di portare nella mia terra quanto imparato all'estero, le tecniche di radioterapia stereotassica più moderne e performanti nella cura dei tumori. Avrei voluto parlare dell'importanza della prevenzione, invece mi ritrovo a sottolineare la necessità di tenere i riflettori accesi sui tentativi di mortificare ancora di più il settore sanitario della radioterapia e delle cure oncologiche. Mi appello ai vertici sanitari regionali e nazionali, conclude il dottore Antonino Daidone, perché ci sia un vero cambio di rotta nell'interesse di tutta la popolazione. Con una cerimonia ufficiale svoltasi questa mattina all'unità operativa di chirurgia generale dell'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo è stata intitolata al dottor Giuseppe Alestra. Alestra, già primario chirurgo, ha diretto il reparto dal 1972 al 1994. Erano presenti il commissario straordinario dell'ASP di Trapani, Vincenzo Spera, il vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giordanella, il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, il presidente dell'Ordine dei Medici di Trapani, Vito Barraco, e i familiari del compianto Giuseppe Alestra. Sempre presso l'ospedale Abele Aiello è stata inaugurata una mostra itinerante di quadri promossa dal Rotary Club Palermo Monte Pellegrino, realizzata per celebrare la giornata che il Rotary International dedica alla polio. La mostra resterà al presidio ospedaliero di Mazara del Vallo sino alla fine di gennaio, prossima tappa all'ospedale trapanese Sant'Antonio Abate. Ascoltiamo le
interviste realizzate stamani. Io vi ringrazio tutti voi della stampa, tutti gli intervenuti a questa manifestazione che è stata per me personalmente, per la mia famiglia, un momento di grandissima emozione, commozione, di orgoglio. La figura di mio padre è stata ricordata e attraverso questa targa affissa davanti al suo reparto è un momento veramente di grande onore. Lui ha dedicato veramente la sua vita professionale a questo ospedale e a questo reparto, lo ha fatto crescere, è stato per tanti anni l'ospedale di Mazara, non solo il reparto di chirurgia, è stato un punto di riferimento per tutte le città vicine. Speriamo che questo possa mantenersi ancora nel tempo, ma indipendentemente da questo, noi ci godiamo oggi questa manifestazione, questa gioia e questo, voglio ripetere la parola, orgoglio per il riconoscimento del quello che è stato l'operato di mio padre. Noi abbiamo espletato le procedure concorsuali e assunto già i tre radioterapisti che verranno ad assumerli. I tre fisici il 20 e il 21 di gennaio faranno anche loro le prove, tutti i candidati, e verranno assunti quindi entro la fine di gennaio, massimo febbraio. Ma già abbiamo dato, i tecnici di radiologia li abbiamo già, li dobbiamo semplicemente affiancare a quelli che ci sono. Abbiamo già dato la lettera con la quale al 30 giugno concluderemo la nostra conduzione con la clinica Santa Teresa di Bagheria. Quindi al 1 luglio la conduzione sarà pubblica, quindi sarà diciamo nostra. Quindi è stata rinnovata la convenzione fino no, al 30 giugno? No, non rinnovata, è così come diceva la convenzione, solo 6 mesi di affiancamento faremo tra i nostri e i loro. Già, quindi sono i 6 mesi che sono praticamente dal 1 gennaio al 30 giugno, che saranno proprio dedicati specificatamente all'affiancamento, perché non ci devono essere sicuramente motivi per i quali la radioterapia non deve continuare a funzionare o migliorare nel funzionamento rispetto. Non c'è stato il rinnovo? No, abbiamo dato solo i 6 mesi praticamente per chiudere quello che è la nostra attività con il privato e passiamo tutto al pubblico. Grazie. Grazie a lei. Dottore, due parole su questa manifestazione. Sì, io voglio ringraziare tutti i sanitari che oggi hanno organizzato questa manifestazione e l'intitolazione del reparto al dottore Giuseppe Alestra. Me ne hanno parlato sin dal primo momento come una persona di grande umanità e professionalità, dedicata quotidianamente a quella che era un grande spirito di sacrificio a fare funzionare il reparto di chirurgia di Mazara, e oggi il minimo che può fare l'azienda è quello di dedicargli il reparto, cosa che abbiamo fatto e l'ho voluto fare con grande fermezza e con grande convinzione, proprio perché è un grande piacere, un grande onore poter sicuramente dedicare a chi ha fatto la storia di questo ospedale un reparto specificatamente a lui. Che dire, sono veramente contento e non mi ero sbagliato quando ho preso questa iniziativa assieme al collega Miratolo di intestare questa divisione al dottore Giuseppe Alestra, che è stato il medico di tutti noi concittadini mazzaretti, e oggi con questa targa va ricordato. Il dottore Alestra è nel nostro cuore ed è qui con noi. Il Comune di Marsala, settore finanze e tributi, comunica ai contribuenti che è fissato per il prossimo 31 gennaio il termine per il pagamento del canone unico patrimoniale CUP relativo a esposizione pubblicitaria, occupazione suolo pubblico a carattere permanente per i mercati. Le tariffe non hanno subito alcuna variazione e pertanto gli importi sono identici allo scorso anno. Il versamento va effettuato tramite la piattaforma PagoPa online. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0923 993281 81 e 0923 993285. 85. Nell'ambito delle iniziative progettuali Mazara Green Day, azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti, lo scorso 5 gennaio in Piazza Mocarte è stato allestito un point informativo di Federambiente, Ufficio Ambiente, Aro e società Eco 21, Multi Ecoplast ed Ecoburgus per la distribuzione di locandine e materiale informativo su raccolta dei rifiuti e di contrasto all'abbandono. Ascoltiamo l'intervista all'assessore Gioacchino Emmola. Questa manifestazione ha un solo obiettivo,
L'obiettivo è quello di sensibilizzare i nostri concittadini a non abbandonare i rifiuti in città e in periferia. Noi come amministrazione comunale abbiamo messo in atto azioni ben precise per quanto riguarda per combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Difatti nel giugno del 2023 siamo andati nei vari quartieri della città di Mazara del Vallo a chiedere e a dire a chiare lettere ai nostri concittadini di non abbandonare i rifiuti e di tenere pulita la nostra città. Però queste azioni, anche se lodevole, non sono state sufficienti e di conseguenza circa 20 giorni fa abbiamo messo in atto un progetto estremamente ambizioso, sempre per combattere gli abbandoni, in cui gli attori diventano tanti, gli attori deputati a combattere l'abbandono dei rifiuti, i vigili urbani, gli ispettori ambientali. E poi grazie all'aiuto delle testate giornalistiche, con la televisione abbiamo messo su degli spot ben precisi che parlano di non abbandonare i rifiuti in città. Quindi siamo convinti che grazie a un'azione di controllo del territorio della Polizia Municipale insieme agli ispettori ambientali riusciremo noi a ridurre e a combattere gli abbandoni che hanno poco senso di civiltà, anzi direi che hanno proprio quel senso di inciviltà. L'abbandono determina un duplice danno alla collettività, un danno sotto l'aspetto ambientale, perché abbandonare significa tenere sporca la città, e poi l'altro danno è il danno economico. Io volevo ricordare ai nostri concittadini che oggi abbandonare i rifiuti in maniera selvaggia in città ha un costo, perché noi abbiamo messo in atto un servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati che costa alla collettività 100-120 mila euro al mese. C'è dentro gli operatori ecologici che fanno la raccolta e il conferimento. Se noi evitiamo questo abbandono, riduciamo la tariffa della Tari del circa il 10%. Non capisco il perché dell'abbandono, quando noi abbiamo un servizio porta a porta che è eccezionale. Noi veniamo a casa vostra il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, venerdì, il sabato e anche la domenica a ritirare il tutto. C'è un calendario ben preciso e ogni giorno c'è ritiriamo rifiuti, un giorno ritiriamo la plastica, i metalli, i cartoni, perché abbandonati? E se poi avete voi dei problemi, nel senso che avete degli ingombranti, c'è un numero, basta chiamare quel numero telefonico, noi veniamo a casa vostra a ritirare gli ingombranti a costo zero. E vado oltre, se poi non riuscite a liberarvi dei rifiuti, noi abbiamo messo in atto in città delle isole ecologiche, ce n'è una via Marsala, ce n'è una a Mazara 2, ce n'è una sulla statale che va Mazara-Marsala, dove voi, cari concittadini, potete andare tranquillamente a conferire tutti i rifiuti che volete. Quindi evitiamo di abbandonare. Io faccio un appello alla nostra città, alla nostra bellissima città, non abbandonate, teniamo la città pulita. Perché dico pure questo? Perché l'abbandono oggi è un reato penale e vi posso garantire che ci siamo organizzati perché siamo determinati a combattere l'abbandono e siamo organizzati in maniera ottimale, in quanto c'è un corpo di polizia municipale che controlla costantemente il territorio, a livello territorio nel centro storico, e poi ci sono gli ispettori ambientali che collaborano giornalmente oggi con la polizia municipale. Evitiamo di farvi dei danni, perché ripeto, oltre a essere un danno economico è un danno penale l'abbandono. Grazie.
Dopo una maratona di quasi 10 ore, l'ARS ha approvato la finanziaria e il bilancio. Malgrado una serie di votazioni che hanno visto il governo andare sotto nella notte, ha quindi tenuto l'accordo fra maggioranza e opposizione. E così la manovra è stata approvata intorno alle 9.30 del mattino, con 39 voti a favore e 23 contrari. Il via libera nei tempi stabiliti dalla legge fa incassare al governo un risultato enorme: aver evitato il ricorso all'esercizio provvisorio e quindi il blocco della spesa. Anche in questo senso le richieste del mondo produttivo e accolte in questo senso le richieste del mondo produttivo e sindacale. Era questo l'obiettivo del presidente Renato Schifani e dell'assessore all'economia Marco Falcone. Primo weekend di saldi in Sicilia, si registra un calo del 5-10% negli acquisti rispetto allo stesso periodo del 2023. Ascoltiamo. In tutte le regioni d'Italia si è chiuso il primo weekend di saldi 2024. Secondo i dati diffusi da Confcommercio, 15,8 milioni le famiglie che approfitteranno o dovrebbero degli sconti per fare i propri acquisti, per una spesa media pro capite di 137 euro e un giro d'affari complessivo di quasi 5 miliardi di euro. Se si comprano capi d'abbigliamento, la Federazione Moda Italia Confcommercio ricorda che la possibilità di effettuare dei cambi della merce in periodo di saldi è sempre a discrezione del rivenditore, a meno che il prodotto non risulti non conforme o danneggiato. In questo caso la riparazione o la sostituzione sono d'obbligo, a patto che l'acquirente faccia presente il difetto entro 2 mesi dalla data di acquisto. Nel caso di acquisti online, il diritto di recesso e il cambio sono sempre consentiti entro i 14 giorni dalla ricezione del prodotto. Anche la prova dei capi non è obbligatoria, ma resta a discrezione dell'esercente. Il prezzo di vendita deve essere sempre inoltre visibile. In Sicilia però è stato un inizio tiepido quello dei saldi invernali. Nel primo fine settimana di sconti i negozi sono rimasti vuoti in tutte le province dell'isola, complice forse anche il cattivo tempo. Le associazioni di categoria stimano un calo degli incassi compreso tra il 5 e il 10% rispetto allo stesso periodo del 2023. Partecipazione politica, il movimento impegnato nella promozione attiva della partecipazione dei cittadini nella vita politica, annuncia il primo incontro dedicato alla costruzione del programma partecipato per la prossima stagione amministrativa nella città. L'incontro, aperto a tutti i cittadini interessati, rappresenta un'opportunità unica per condividere idee e visioni riguardo al futuro di Mazara del Vallo attraverso il dialogo e il confronto costruttivo. L'obiettivo principale è individuare i temi prioritari che saranno al centro delle prossime iniziative, con particolare attenzione allo sviluppo economico e sociale del territorio. L'incontro si terrà presso One Up Burger, con la possibilità di partecipare previa prenotazione fino all'esaurimento dei posti disponibili. Per assicurarsi un posto è sufficiente compilare il form disponibile all'indirizzo che vedete in sovraimpressione o chiamare il numero 338-8314-872. Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, fa il bilancio degli eventi natalizi organizzati dal comune, esprimendo grande soddisfazione. Ascoltiamo la sua dichiarazione. Le iniziative di Erice e Natale sono andate molto bene e oltre le aspettative. Tra l'altro una città che accoglie con le luminarie, con la sua magia, e quindi delle volte basta poco per rendere appunto questa atmosfera natalizia, che è stata molto gradita e molto apprezzata. Poi ci sono stati interventi musicali anche di altro genere, assolutamente di prestigio, come ad esempio è andata molto bene la musica antica, e questa è stata veramente, diciamo, una bellissima opportunità di riscoprire appunto la musica medievale, rinascimentale. Naturalmente bisogna ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato, perché chiaramente questo Natale, quello che è riuscito ad esprimere questo Natale,
sociale e soprattutto la coesione e la condivisione. E questo traccia un percorso che abbiamo avviato un po' di tempo fa e che appunto ha dato questi ottimi risultati, e sicuramente questa è la strada giusta che dobbiamo continuare a percorrere sia per Erice e Natale ma anche per tutte le altre iniziative future, quindi sono in cantiere anche nei mesi di febbraio, marzo, quindi fuori diciamo dalla stagione turistica estiva o dal Natale, e tutta una serie di iniziative per utilizzare il nostro teatro che è Bella Med, dal cinema, attività teatrali, quindi comunque per far sì che il borgo possa vivere anche fuori dalle tradizionali stagioni natalizie o estive. E siamo molto felici, insomma, che abbiamo apprezzato molto anche gli sforzi dei commercianti per rimanere aperti, per darsi turni, insomma, per accogliere tanti visitatori e turisti, perché voglio sottolineare che oltre ai locali chiaramente abbiamo avuto per fortuna tanti visitatori e turisti. È diventata dunque Erice e Natale una manifestazione anche conosciuta a livello nazionale, appunto, che richiama turisti e visitatori, e quindi l'obiettivo era proprio questo, quindi insistere e portare avanti con competenza e con professionalità questa iniziativa. Devo ringraziare chiaramente, oltre agli uffici, il dottore Denaro, che è il dirigente del settore cultura, turismo, eventi appunto culturali, e anche l'assessore Cosentino, perché l'assessore Cosentino, Rossella Cosentino, è stato, diciamo, come dire, fondamentale per diciamo, monitorare anche l'organizzazione di tutti questi eventi, perché mettere assieme appunto tanti partner, tante associazioni non è una cosa assolutamente semplice, però quando le cose si fanno per passione, perché ci si crede, sicuramente i risultati sono quelli che abbiamo visto. Al Civic Center di Mazara del Vallo, con il patrocinio del Comune di Mazara, è stata inaugurata la mostra fotografica La natura vista e ripresa da Enzo Sciabica. Esposti i primi piani di diverse specie di uccelli del paleartico occidentale, di farfalle, di serpenti, di mammiferi della nostra fauna e panoramiche dei siti in cui il naturalista ha filmato questi animali. Visitatori anche da Palermo, tra cui l'ingegner Giancarlo Teresi, dirigente regionale alle infrastrutture strutture alla mobilità, servizio porti, vicepresidente regionale dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica, che ha dichiarato tra l'altro di essere lusingato ed onorato per l'omaggio dell'amico Enzo Sciabica del quaderno di conservazione della natura. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 20 gennaio. Si è guadagnato di diritto la convocazione nella nazionale italiana di biliardo grazie a una wild card next gen assegnata dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling. Stiamo parlando di Emanuel Cucchiara, l'atleta marsalese che la prossima settimana sarà in Sardegna per disputare il campionato europeo assieme agli altri 17 azzurri della stecca italiana. Allenato da papà Giuseppe, Emanuel Cucchiara è il campione europeo in carica under 21 per la specialità 5 birilli. In Serie D il Trapani batte il Ragusa in trasferta, il Siracusa supera il Canicattì e resta in scia. Guardiamo la goal collection della 20ª giornata. Riparte nel segno del 3 il massimo campionato dilettantistico. In vetta alla classifica vincono Trapani, Siracusa e Vibonese. Sono le tre reti messe a segno, il dato che accomuna le big del campionato. Sul velluto il Trapani, che archivia la pratica Ragusa dopo appena 45 minuti di gioco. Le reti di Cocco, Cragle e Sbrissa indirizzano il match dell'Altocampo. I Granata, ancora imbattuti, timbrano la 16ª vittoria stagionale e restano sintonizzati su ciò che accade al De Simone, dove per un tempo il Siracusa rischia di imbarcare sotto i colpi del Canicattì. Le reti di Tedesco e Jezzi illudono i biancorossi, che nel secondo tempo rimangono però negli spogliatoi. Ne approfitta il Siracusa, a cui bastano 3 minuti per mettere la freccia, con le reti di Alma, Sus e Forchignone. Vince, sempre nel segno del 3, la Vibonese, che non incontra particolari difficoltà nella trasferta contro la Gioiese, andando a segno con Tandara, Puca ed Esposito. A riposo Reggio Calabria e San Cataldese, reti bianche tra Portici e Real Casalnuovo, pari senza reti anche nel derby di provincia tra Licata ed Agragas. A un punto alla zona playoff in città di Sant'Agata, che non lascia scampo al Castrovillari. Primo tempo appannaggio biancazzurro, avanti di un gol con Alagna, a lungo decisivo nel secondo tempo con le reti di Saverino e Marcellino. Di misura il successo della Cireale sulla 9 Gia Virtus. Alla mezz'ora della ripresa vale 3 punti la firma di D'Alessandris, che piega l'Igea, incappata nella 6ª sconfitta consecutiva.
Rinviata San Luca Logri, nel rispetto per il cordoglio della comunità giallorossa, termina qui la prima Goal Collection del 2024. Siamo solo all'inizio di un lunghissimo viaggio. Il girone I di Serie D vi dà appuntamento al prossimo weekend per la seconda giornata di ritorno. E alle 15.30 in replica questa sera alle 21 su Tele8, canale 117 del Digitale Terrestre, andrà in onda la trasmissione Un Calcio di Eccellenza, condotta da Gianfranco Voltaggio, con in studio l'opinionista Girolamo Cristalli. Chiudiamo con la notizia di probabili disagi per l'erogazione dell'acqua a Marsala a causa del maltempo che imperversa dallo scorso fine settimana. Il servizio idrico municipale ha comunicato che 3 pozzi di Contrada Sinubio sono fuori uso a causa di gravi guasti elettrici verificatisi alle pompe di sollevamento. Pertanto problemi per l'approvvigionamento idrico potrebbero verificarsi sin da questa mattina e almeno per un paio di giorni nel versante sud del territorio, Strasalto in particolare, e nel centro urbano. Tecnici operai sono al lavoro per riparare il guasto quanto prima possibile, compatibilmente con le piogge. Ed era questa l'ultima notizia. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito web e sulla nostra pagina Facebook e vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona continuazione di giornata.